sono a New York e oggi gli youtuber comanderanno la mia vita. Iniziamo subito con Cap che mi ha inviato questo messaggio. Aka, dato che stai andando a New York, ti lancio una sfida. Devi andare a Wall Street, dove c'è il toro di Wall Street, e baciargli le palle davanti a tutti. Devo baciare le palle davanti a tutti del toro di Wall Street. Comunque Cap, da amico, sei proprio un pezzo di merda. Ma lo sai quanti germi ci saranno in quel toro? Porco due. Sento profumo di palle di toro, dovrà essere qui da qualche parte. Cap, sono a Wall Street e non mi resta che cercare un cacca di toro. C'è una massa di 2 milioni di persone. Ho la sensazione che lì ci sia un toro. Porca di quella vacca. Ah raga, è lì. È arrivato il momento del kiss. Kiss challenge con i tori. Con le palle dei tori. Ok raga, la situazione è questa. 2 milioni di persone stanno facendo la foto con la testa del toro, ma il problema è che ci sono altre 2 milioni di persone che stanno facendo la foto con le palle del toro. Devo farmi pure la fila, Cap. Riesco a vedere il culo del toro da qui. Dalle 8 di mattina penso che alle 2 e mezza di pomeriggio abbiano toccato quelle cacca di palle almeno 10.000 persone, quindi prenderò il Covid al 100%. Signore, è arrivato il mio momento. Si baciano le palle del toro. 3, 2, 1... Ho fatto un piccolo calcolo. Ogni 15 secondi viene scattata una persona. Ciò significa che ogni minuto 4 persone, barra 5 facciamo, vengono fotografate. Il che significa che in un'ora sono più di 250 persone. Se vogliamo fare una cifra tonda, 240 persone all'ora in 24 ore sono 5.760. Morale della favola, Cap, ho baciato un c***o di culo con delle foto. Ultime palle toccate da 6, 7, 8, 9 mila persone in un giorno. Mission passed. Prossima sfida. Altro giro, altro youtuber. Mi ha scritto DP e vediamo che mi ordinerà di fare. Aka, buonasera, ecco la mia sfida per te. Uno dei piatti principali più iconici di New York sono gli hot dog. Quindi dovrai andare in giro per tutta New York e mangiare 10 tipi di hot dog diversi entro 60 minuti. Potrai diventare grasso, ma è la sfida. Un bacione. 10 tipi di hot dog in 60 minuti è impossibile, ci proverò. Ma quanto mi costerà sta sfida? Allora dimmi, il primo hot dog è costato $32. Cioè se lo moltiplico per 10 arrivo a $320 di hot dog. Ma sei scemo. Comunque questo qui è fatto con l'aragosta, quindi ci sta che costi così tanto. Adesso andiamo a assaggiarlo. Tra l'altro voglio pesarmi. A fine vacanza mi peserò. Per colpa tua avrò preso minimo 4 kg. Basta. Di un DP, hot dog con l'aragosta, $32, deve essere buono per forza, perché se non è buono mi sparo. Spacca DP, un po' salato, eh? C'è tanto di quel burro ed è salatissimo, $32 spesi peggio nella mia vita. Grazie DP. Altro dog. Secondo dog in 60 minuti, ci ho messo 20 minuti a trovare un altro posto. Thank you, sir. Questo qui è piccante. Prima aragosta, mo' piccante. $5. Tra l'altro lo sto anche assaggiando a Trinity Church. Piccante. Siamo a 2. Andiamo a cercare il terzo. DP, terzo hot dog della giornata. Ti odio. Terzo, però prendo anche le patatine. Ho un certo languorino, DP. Poi ti dico quanto mi fai spendere. E altri $28, grazie a DP. Sì. Questo terzo hot dog lo sto prendendo a Central Park. Per farti capire che le cose io le prendo seriamente, le vostre sfide dei borderline, ho anche aggiunto questa goloseria. Patatine col cheddar. Ok, mi è arrivato il messaggio da Kazu per la prossima challenge, quindi vediamo che cosa mi ha inviato. Ciao Aka e ciao a tutte le Akagate. Io sono in montagna, sto mangiando come un vero selvaggio. Beato e te. Ora ti lancio la sfida. Aka, devi andare all'Empire State Building e fare questa cosa nello specifico. 3, 2, 1. Viva la figlia! Ok, ciao. Ciao Kazu, prossima destinazione Empire State Building. Sto per arrivare, mancano 300 metri al famosissimo Empire State Building. Oh, sono demolito. Non fatevi mai comandare la vita a New York, perché qualsiasi cosa ti chiedano di fare, devi fare un'ora di strada. C'ho le gambe a pezzi per colpa vostra, di youtuber infami bastardi. Al piano terra, devo arrivare là, là c'è l'Empire, là in cima, là c'è il mio obiettivo. E ci arriverò scalando. Altri controlli. Airport Security 2.0. Controlli passati, Kazu. Mi sento molto Tom Cruise in Mission Impossible. Hey Johnny, hai sentito che Kazu mi ha lanciato una sfida?
Sei senza parole anche tu, vero? Bobby, come vanno gli affari a casa? Porco due! Oddio. Welcome to the world's most famous note. Porca. Cioè, ragazzi, mi sono tappate tutte le orecchie, non sento più nulla. Guardate quanto va a palla. Oddio, raga. Oddio, sono le vertigini. Ottantesimo piano, porco due. Ottantesimo piano, però la vista, raga, fa paura. Però qui non posso urlare ancora, devo andare all'aperto a urlare. Ultimo ascensore. Welcome to the 864 Observation Deck. Il mio momento, cazzo! Finalmente! Dopo tanto tempo! Posso urlarlo? Sto preparando la voce, cazzo! Viva la! Viva la! Viva la! Viva la figa! Missione compiuta! Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Praticamente questo video non è youtuber comandano la mia vita, ma è youtuber distruggono la mia vita, perché per arrivare da un posto all'altro ci sto mettendo ore. DP, quinto hot dog della giornata. Questo è quello che è costato di meno di tutti per ora, $4 che si aggiungono al budget, alla nostra. Sesto dog della giornata. Vado. Non si sa perché gli hot dog cambiano di prezzo in continuazione. Questo umilmente $8. Star Wars dal nulla. Te la parò. Ovviamente in 60 minuti è impossibile. New York è immensa, cazzo. Andiamo a cercare il prossimo. È arrivato il momento della prossima sfida e vediamo subito chi ci manda un messaggio. Leo. Bella, allora il mio obbligo sembra semplice ma non lo è affatto. Vai a Broadway e guarda uno spettacolo. Dai, che c'è di male a guardare uno spettacolo? Beh, dovrei scegliere lo spettacolo più costoso, qualunque sia, guarda quello. Di solito è il peggiore. Buona fortuna. Ma come Broadway? Come faccio ad andare a vedere uno spettacolo di Broadway? Come si fa ad andare a vedere? Ma poi quanto costa uno spettacolo di Broadway? Costa una follia, ma è per gente ricca. Ma poi non è tardi? Come facciamo ad andare a vedere un concerto di Broadway? Sono gli orari. Vado a vedere un attimo gli spettacoli. C'è solo un problema, Leo. Qui mi dà sold out. Però andremo a vedere se magari ci sono dei posti last minute. Ma Leo, andrò a provare ad entrare a Broadway solo per te. Leo, merda di Caprio. Speriamo che arrivati lì last minute gli ultimi posti li vendono a meno, perché devono tanto chiuderli. Comunque ci proviamo. Tra l'altro, Leo, ti voglio ringraziare perché è la prima challenge interessante. Gli altri mi fanno fare solamente delle accagate incredibili, mentre invece tu mi hai lanciato una sfida figa, bella. Andare a vedere Broadway, sempre che non costi tanto. Questo è un piccolo dettaglio. Right inside, okay? Thank you so much. Thank you. Bye bye. Yes. Enjoy the show. Hi, welcome. Siamo riusciti ad entrare last minute perché non c'erano biglietti sold out, ma si sono liberati dei posti all'ultimo. Sono riuscito a culo a fare quello che volevi tu. Mi hai obbligato di andare a Broadway a vedere uno spettacolo che costa una follia. Abbiamo speso $250. Ci sono riuscito, non so come ho fatto. $250, ecco come ho fatto. Ma ci siamo! Siamo a Broadway! Ovviamente siamo nel balcone perché siamo poveri. On aisle 4, the last aisle to your right. Thank you. You're welcome. Thank you. Signori, adesso non possiamo più registrare. Ti ringraziamo, Leo, per averci lanciato questa challenge, perché effettivamente, ok, ci hai fatto spendere una botta. Però secondo me sarà una vera figata. È arrivato il momento del prossimo youtuber. Vediamo chi è. Zerbi. Allora, sfida difficile perché no, i soldi non ti darà mai nessuno, ma dato che sei a New York in un posto pieno di gente che chiede i soldi, fallo anche te e vinti da accumulare più soldi che puoi. Te lo dico, è difficile, a New York è difficile. Perché Zerbi? Perché? Tra tutte le cose che devo fare, proprio il barbone. No, dai, ti prego. Ok, mi trovo a Times Square e qui è pieno di gente. Vuoi che non raccimolo $1? $1. Ci sono 2 milioni di persone. Se ognuna mi desse $1 sarei milionario. Non accadrà, perché sennò i barboni sarebbero tutti ricchi. Ma $1 ce la devo fare. Ok, raga, mi metterò qua, di fianco al McDonald's. Cioè, postazione perfetta. Qui passano tutti e tutti hanno $1 in tasca che gli è avanzato dal loro menù del Mac. Quindi adesso mi siederò qua. Diamo inizio.
non so quanto sia. Come c***o l'ho vestito? Vabbè, è un... ma è un fenomeno, è un fenomeno. È un... è un... è un quarto di dollaro. È un quarto... non so cosa puoi prendere con un quarto di dollaro, ma ce l'ho fatta, Zerbi! Ce l'ho fatta! Si può fare! Questo è un piccolo passo per Aka, ma un grandissimo passo verso il Mac Menu che mi sta aspettando. Zerbi, grazie mille per questa challenge che mi hai lanciato. Ti odio e quando mi chiederai tu di fare una challenge del genere ti farò fare delle cose assurde.